Sulla continuità è sempre stato la mia forza, la corsa, anche se non sembra, sono sempre stato uno dei più resistenti fin da piccolo, e quindi per me non è una novità e non lo è neanche per gli allenatori e i preparatori. Ma penso che le quattro semifinaliste siano quelle che hanno espresso il miglior calcio durante l'Europeo, hanno sempre cercato di proporre un calcio offensivo. E penso sia la cosa più giusta, anche vedendo le partite degli ultimi anni, vedendo il Barcellona, vedendo il Real Madrid. Chi gioca per attaccare alla fine vince, ed è giusto così per tutti, per lo spettacolo, per la gente che va a vedere il bel calcio. Ma ci sono tantissimi campioni, ma penso che Özil sia il fulcro del gioco della Germania, come lo è anche del Real Madrid. È un grandissimo campione e sicuramente dovremo stare attenti a come si muove lui in campo. Però siamo pronti perché siamo venuti qua per poter vincere l'Europeo, quindi come hanno detto loro che vogliono farlo, vogliamo fare anche noi, quindi che vinca il migliore. La Germania sicuramente ha paura di noi, sa che possiamo creargli delle difficoltà anche guardando le sfide del passato. E quindi devono stare attenti di non poter ripetere quello che gli è successo nel 2006. Sono quasi a fine carriera e quindi penso che queste emozioni non penso possano capitare più, e quindi me le voglio godere fino alla fine.